mese di settembre che ricorda il sacrificio del generale dalla Chiesa, l'Associazione Libera ci ha tenuto ad organizzare questo momento di incontro e di ricordo. Prima la corona d'alloro deposta davanti alla scultura che porta il suo nome nella caserma di cui fu a comando. Poi l'omaggio musicale della fanfara dei carabinieri. Infine la messa celebrata dal decano Don Carmine Caponetto nella Basilica di San Mauro. Casoria non dimentica, a 40 anni dalla sua tragica scomparsa, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1922. L'Associazione Libera ci ha tenuto ad organizzare questo momento di incontro e di ricordo tra l'Arma dei Carabinieri, la società civile, le autorità. È stato un momento e sta continuando ad essere un momento importante, soprattutto di vicinanza, perché il sacrificio del generale Dalla Chiesa, che continua a essere ricordato tutti gli anni, deve ricordarci anche i valori che ispirano il nostro lavoro quotidiano e che sono quelli della vicinanza al cittadino, e questo ne è un momento emblema. Una manifestazione itinerante che, partita dalla sede della locale compagnia di cui Dalla Chiesa fu il comandante nel 1947, ha coinvolto diverse generazioni. Dai bambini più piccoli con le scuole, ai ragazzi degli studi superiori, sino agli anziani del matrinato San Placido e Santissimi Angeli Custodi. Oggi sono presenti tanti giovani ed è soprattutto a loro che bisogna rivolgere questo messaggio. I modelli positivi sono il generale Dalla Chiesa e tanti altri, e noi dobbiamo fare tutto il possibile perché si possa continuare a mantenere viva la fiamma di questo ricordo. I nostri ragazzi hanno degli ottimi esempi, però li devono conoscere. La storia per i nostri territori è fondamentale, per i nostri ragazzi è fondamentale. Buoni esempi ci sono. Intorno, purtroppo, spesso hanno soltanto sotto gli occhi cattivi esempi.